3, 2, 1. Guinness World Record di uscita! Questa è la mia società di produzioni video e quelle che state per vedere sono le persone che la compongono. Ma anche questa è la mia società di produzioni video. Vai qua, quella è una bomba. Ho collezionato una serie di riprese, di momenti di sbrocchi che coinvolgono me e i miei colleghi. Prima o poi ci chiamano le guardie. Finché non ci arrestano, però spero che questo video possa aiutarvi nel rilassarvi. Marco era convinto di aver fatto un Guinness World Record, la Flip Bottle Challenge più alta del mondo. Solo che l'unica prova tangibile di questa sua performance era questa clip video che state per vedere. Adesso stiamo per fare la bottle flip più alta del mondo. Eccolo! È trovato una bomba. Avete solo lanciato in aria una bottiglia. Andiamo a chiedere a Marco Cioni cosa ne pensa, perché è importante. Scusa, voglio sapere qual è il meccanismo mentale secondo cui poi inserire 30 secondi di quella cagata risolva un blog. Un tanto blog. Non è una cagata, ma è la bottle flip più alta del mondo. Vi dirò di più. Io ho avuto altre due idee. Più due Guinness dei primati. Poi chi è che lo certifica? Io. Uno è l'aeroplanino di carta più grande del mondo e l'altro è l'urlo più forte del mondo. Vai, facciamo. Ah, dobbiamo farlo adesso. Certo. Oddio. Noi abbiamo dei cartoncini avanzati che negli anni ho accumulato. Ma è questo? Dio, ma vanno uniti i pezzi. Dai, dai. Guarda che bello da qua. È il momento in cui voi piegate. Piano, perché... piano, piano, piano. Piano, piano la piega. Aspetta la punta lì. Madonna ragazzi, ammazza. E mo? E basta. Guarda quanto è bello. Noi andremo sul terrazzo più alto del mondo. Dai, dai, per lanciare l'aeroplanino, sì, più grande del mondo. Vai, vai. Tu filmi da sotto la situazione. Ci proverò. Mi raccomando, Che cazzo ma fa? Quindi è la prima volta nella storia dell'umanità che un aereo entra in un ascensore. L'aereo più grande del mondo. E entra in l'ascensore più piccolo del mondo. 3, 9, telefono. Here today is going to be a big step for humanity, a small step for a single man. Possiamo provare ad affacciarci dalla veranda per un applauso tecnico? Ma non state, non siete normali, no, non siete la moglie dell'amministratrice. Dobbiamo tu sei pure padre, voglio pure dire. Pure lui, io pure. Ah, beh. Dobbiamo capire dove possiamo lanciare l'aereo. In sicurezza, è importante. C'è? Io dovrei girare questo fantastico volo, ma non so dove sono finiti. Verso di là, secondo me, è onesto. In questa diagonale, Gianluca ci conferma che non c'è nessuno. Prova quello piccolo. Però vedi. Vai, è il momento. Giallo, possiamo andare? Certo, non c'è nessuno. Andiamo. 3, 2, 1. Venga. Oh. Beh. Un record di uscita! Madonna, ragazzi, ha volato! Ha volato! Non so perché, hanno creato un mega aereo e l'hanno tirato dal balcone. Si è piantato per bene. Guarda, per il suo entusiasmo non so se mi rattrista o mi rende estremamente felice. L'abbiamo fatta. Ha volato. Molto bene, sei contento? Adesso passiamo all'urlo più forte del mondo. Il piano è questo. Io prendo il tubone, mi metto in mezzo al parcheggio. Voi vi distanziate ogni urlo di un tot di metri finché non lo sentite più. Se siete tanto distanti vuol dire che è il più forte del mondo. Che cazzo di conto è? È così che fanno. Tanto che vuol dire. Quindi datemi una radio. Allora tu ti appoggi. No, questa è la tua. Vuoi fare un test? Ma zio, è ovvio che ti sentiamo anche senza tubo da qua. Salve. Ha ragione. Siamo successo? No, tutto a posto. Stiamo solo provando un tubo. È un'apparecchiatura per le riprese video e audio. Ma avete pure spaventato. Mi dispiace. No. Adesso lei sentirà urlare urlo, ma è una parola di prova. Grazie. Bravo facendo. Si è spaventato. Povera signora. Prendete la macchina e andate a tipo un tot di metri. Mi fa impazzire l'idea che la signora stava a pelare le patate per preparare il suo sformatino e ha sentito Marco urlo. Andiamo alla via parallela, direi. Marco, mi senti? Marco, mi ricevi? Allora, noi ci siamo. Tu ci sei?
lo scoprirete presto. Avete sentito? Allora sì, abbiamo sentito. Ci spostiamo alla via accanto. Quando vuoi, Falco Rosso, sono pronto. Vai. Puoi urlare. Urla! Ti abbiamo sentito, inizia a essere flebile. Ti abbiamo sentito, ci allontaniamo. Pensa alla signora che sta a casa. Quella di prima. Urla! Qualcuno ti ha detto esaurito. Lassù, l'hai visto? Considera che uno mi ha urlato esaurito dall'altra parte del tutto. Urla! Ho sentito la O finale. Sì? No. Io no. Sì. Facciamo un'ultima prova. Un ultimo test. Proviamo da qua. Ultimo test, la lunghezza massima. Questo credo sia quello che Marco definiva tantone. Vai, vai, vai. Urla! Sì, ho urlato, penso che siamo arrivati al limite. Sì, perché c'è un taglierba, c'è il traffico, troppo rumore di fondo. Niente, vabbè, dobbiamo calcolare sta distanza. Siamo arrivati al secondo incrocio, praticamente a ridosso del raccordo. Quanti metri? Secondo me saranno 600. Non, guarda, purtroppo non più di 500. 500. Allora abbiamo fallito. Il Guinness World Record è fallito. Non è l'urlo più forte del mondo. Ma lei non hai voce? No. Non hai perso la voce. Adesso quindi è il momento di andare a lavorare. E passiamo a domani. Per mesi ho conservato un vecchio mobiletto che andava buttato per il solo scopo di distruggerlo. Questo è il racconto di quel momento. Questa è una settimana di sbrocchi, no? Importante sbroccare, che comunque ti dà la possibilità di rilassarti. Sbroccare bene vuol dire poi dopo essere più sereni. Male. Te prego. No, io quella grande. Non te fa male, però. Ti prego, non te la dare. Voglio quella grande. Cioè, fallo fa. Vai. Piano! No! È fuori questo. Possiamo provare a ripararlo. C'è un po' di bricolage, lo ripariamo. Allora, questo è ancora buono, questo mobiletto. Posso dire una cosa? L'elemento positivo è che io non ho fatto quasi nulla, ma sto meglio solo avendo partecipato a questa situazione. È stato bello. Dai, sistemiamo. Torniamo a lavorare? Sistemiamo e torniamo a lavorare. Dato che questa è una settimana di sbrocchi, ho pensato di dedicarmi a un'attività che mi ha sempre molto rilassato. Questa attività è il traffico! No, non è vero, non è il traffico. Sto andando a incontrare una persona. Ho deciso di contattare un esperto, che non è lui, ma dice che è dall'altro lato della strada. Dall'altro lato della strada. Eccolo lì. È proprio lui. Ciao, telecamera. Ciao, l'esperto. Tu sei l'esperto in materia. Allora, l'attività di oggi è magnà. Che è una settimana un po' impegnativa, stiamo tutti un po' a sbroccare, siamo stressati. Questo è un video facile da fare, eh. Il mood di questo video è ti devo rilassare. Sì. È bellissima questa cosa. Mamma mia, fossero tutti così. Grazie mille. Abbiamo preso gli spaghettoni, pomodoro, baccalà. Cacio e pepe. Poi sotto consiglio di Pratt io ho deciso di prendere la polpettina di bollito, che dice che è una chicchetta. Grazie mille. Tutto perfetto. Il dramma del video è che non posso sentire gli odori. Magna fa proprio bene al cuore, cioè all'anima, al cuore può fare male. Io non so bravo a fare queste cose perché dare tipo 10 a tutto. Ti dico come devi dire, che ti ricorda in questo momento? Il mare. Il mare, un'onda, mi sono sentito schiaffeggiato dall'onda del sapore. Mi sono sentito schiaffeggiato dall'onda del sapore.
Vabbè, buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Senti come cambia, come evolve. Così buono che mi fa arrabbiare. Io penso che sta pausetta pranzo che ci siamo presi così itinerante, cioè sento proprio che sorrido dentro. Signora, c'è sta a raccontare come fa la crostata e dice che non le fanno più le crostate di una volta. Bratt mi piace un sacco perché socializza sul cibo. Lui va, se si è, se mette, parla. 400 di farina. Fa buchetta con la farina, mischia tutto. Pratt è il king della presa bene. Mo va a casa e fa una crostata. Mi sento rinnovato. Ti senti veramente più leggero? No, eh? No, no, quello no. Considera c'ho proprio una questione. Però. Grazie. Prego. E adesso su questo momento di gioia passiamo a un altro sbrocco. Per lavoro prendiamo spesso il treno. Quella volta stavamo andando a Trento per il Festival dell'Economia. Roma-Trento sono 5 ore di treno. Non credo serva aggiungere altro. Sono passate un tot di ore dall'inizio del viaggio. Quella calma che avevo, quel relax è completamente svanito. E allora con Marco abbiamo deciso di fare una lista di cose che ci fanno impazzire dei treni. Questo è uno sbrocco ASMR. Vorrei parlare innanzitutto dei secchi della spazzatura. Eccolo qui. Un tempo era dall'altro lato. Non stava in mezzo al tavolo. Adesso è in mezzo al tavolo. Maledizione. Il problema è che se tu hai un computer poco più grande di un pollice. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ti permettono di cotonare nel secchio. Stai stretto, stai sempre stretto. Le prese di corrente poi erano al centro, sotto il tavolo. Invece adesso passano in mezzo ai due seggiolini. Quindi se uno si deve alzare, deve staccare tutte le prese. A me, una cosa che dà molto fastidio dei treni è l'aria condizionata. Perché non capisco perché d'estate c'è la temperatura interna che c'è fuori d'inverno. E poi d'inverno dentro fa caldissimo. Perché non mettete una temperatura giusta per tutte le stagioni? Invece di farci morire di freddo d'estate e di caldo d'inverno, eh? Che poi quando uno esce ti piglia un coccolone ti piglia, capito? Capito? Ecco, questo è quello che volevo dire io sui treni, sulla temperatura dei treni, è così, perfetto. Dovevo un po' urlare e adesso sono molto più calmo. Così d'improvviso siamo a Trento. Colpo di scena. Mo piano piano vi racconto che stiamo a fare, non sto a capire niente. Per prima cosa ritiriamo il badge di questo evento. Grazie. Stiamo andando a dire cose. Questa è la sala, dietro di noi ci sono già delle persone, delle teste pronte ad ascoltare la nostra storia. Ciao, piacere, Matteo. Ma qui raccontiamo storie di successo. Marco e Matteo, ovvero gli Slim Dogs. Un applauso. Grazie a voi. È stato veramente bellissimo. Io spero vivamente che questa collection di sbrocchi vi abbia aiutato, perché vedere gli sbrocchi aiuta nel rilassamento. Scrivetemi nei commenti i nuovi sbrocchi possibili, quelli che voi usate per rilassarvi, così magari poi li attuiamo qua. Mi raccomando, solo cose legali. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao.